Gesù si ferma davanti a Gerusalemme, Israele, attenzione, e alla vista della città pianse su di essa dicendo: Oh Gerusalemme, se avessi compreso anche tu in questo giorno quello che porta alla pace, ma ora è stato nascosto ai tuoi occhi. Per te verranno giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee, ti assedieranno e ti stringeranno da ogni parte. Distruggeranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Ma quanto è attuale questa profezia di Gesù? Vedete, tutto questo è successo sicuramente nel 70 d.C. con la distruzione di Gerusalemme. Gesù l'aveva preannunciata, proprio perché Israele non aveva riconosciuto il suo Messia, lo aveva ucciso. Ma oggi, in questi tempi di guerra, purtroppo stuona ancora oggi il popolo santo di Dio, Israele, Gerusalemme. E Gesù è nato lì, ha scelto quel posto per nascere, eppure ancora oggi Israele, nonostante odiato da tutti, chiaramente c'è il diavolo che gli scatena addosso di tutto, ancora non ha riconosciuto il suo Messia, e questo porta guerra, porta odio, porta vendetta, porta sangue. Ancora oggi questa profezia di Gesù è reale. Tutto il mondo aspetta che anche Israele, Gerusalemme, riconosca il suo Messia, quel Messia che ancora non ha riconosciuto. Solo così arriverà la pace. Non con le bombe, non con la vendetta, non con i raid, non con le armi, come facevano prima di Cristo, appunto. No, con il riconoscere il proprio Messia. Ma purtroppo il nemico ha dei piani che prevedono la distruzione di Israele, proprio la distruzione fisica di Israele, perché tutto questo ha un significato profetico, fratelli e sorelle. E finché Israele non capirà che solo attraverso riconoscimento di Gesù potrà avvenire questo, saranno tempi duri e difficili.